Oh, wow, non me l'aspettavo. Sto registrando domenica notte per farvi avere già nella giornata, nell'immediato lunedì mattina, questo nuovo video, questo nuovo contenuto. Perché ci sono stati degli aggiornamenti. Non sul fronte di Maria, lì siamo ancora bloccati a quello che si è detto, no? Nell'ultimo video che abbiamo portato qua sul canale, nel pomeriggio, no? Di domenica, si avanza. Sembra esserci questa apertura, non solo Gazzetta, anche altri poi hanno riportato questa notizia. Lo stesso Giovanni Albanese che qualche giorno fa ci aveva detto Juventus di Maria tutto concluso. No, è tornato un pelo indietro, è tornato un pelo sui suoi passi, dicendo appunto su Gazzetta che la Juventus di Maria sono più vicini che mai. Quindi lasciamo in stand-by un attimo Di Maria e una conferma ce l'ha data pure Romeo Agresti, non sulla chiusura, ma sul fatto che la Juventus e Maria stiano continuando a lavorare per trovare l'accordo definitivo. E quindi questa trattativa è ancora viva, è ancora in essere. Ma Romeo ci ha detto una cosa particolare. Romeo ci ha confermato che nelle ultime ore ci sono addirittura stati dei contatti, non degli interessamenti, non delle idee, non dei ragionamenti dentro la Juventus, ma dei contatti tra la Juventus e la Roma per acquisire il cartellino di Nicolò Zaniolo. Per acquistare Nicolò Zaniolo, che non è alternativa a Di Maria, ma che sarebbe addirittura un colpo in più. Ce n'è bisogno? Sì, alla grande, perché noi abbiamo perso tantissimi attaccanti, abbiamo bisogno di ricreare un parco offensivo di livello. E se soltanto 2 giorni fa vi avevo detto che, per quanto io sia amante di Di Maria come calciatore, sentivo la necessità anche di guardare altri profili perché il fatto di avere Di Maria per un solo anno e col mondiale di mezzo e con uno stipendio alto mi dava un po' fastidio. Ecco, ora sono qua a dirvi che in caso di doppio arrivo di Maria Zaniolo, ci sarebbe da festeggiare probabilmente, ragazzi. Ci sarebbe veramente da festeggiare. Sapete come la penso su Zaniolo? Io credo che sia un ottimo giocatore che sia stato limitato tanto da il doppio infortunio alle ginocchia, purtroppo abbiamo anche Federico Chiesa che rientra proprio da questo tipo di problemi. La Juventus sta trattando Cambiaso che anche lui ha avuto problemi con le ginocchia. Diciamo che bene o male tanti giovani ragazzi italiani negli ultimi anni hanno dovuto combattere con infortuni di questo tipo, ma Juventus e Roma hanno parlato per Zaniolo, hanno parlato per capire se ci sono i margini, i presupposti per portare Zaniolo a Torino. Attenzione perché qua tiriamo in ballo sempre un video che avevamo fatto insieme a Romeo nel quale ci confermava a febbraio l'interessamento della Juventus per Zaniolo. E se vi ricordate c'erano state anche delle chiacchiere secondo le quali la Juventus avrebbe fatto fare addirittura delle visite mediche approfondite su Zaniolo per cercare di capire lo stato di forma del ragazzo. Il mio grande dubbio su Zaniolo, al di là dell'aspetto fisico di cui abbiamo già parlato brevemente, ma sono infortuni purtroppo grandi e gravi che possono capitare a tutti in un qualsiasi momento, sono imprevedibili, è il prezzo. Perché io non discuto Zaniolo, secondo me, ribadisco, è un calciatore con delle grandi capacità, delle grandi caratteristiche e in un attacco insieme a Di Maria, a Chiesa, a Vlahovic e probabilmente anche a qualcun altro, perché poi ci sarà l'accesso di Kane eventualmente, magari Kostić o il ritorno di Morata. Andremo a creare veramente un bel mix di giocatori con caratteristiche anche differenti. E vi dico che si apre una possibilità grandissima sul discorso 4-2-3-1 con Chiesa, Di Maria e Zaniolo sulla tre quarti dietro Vlahovic, quando ovviamente tornerà Federico Chiesa. Ed è un'idea da non sottovalutare. Poi magari creeremo un contenuto a parte in cui parleremo soltanto di questa cosa. La cosa che mi fa ridere veramente è che negli ultime ore lato Roma si sta parlando tanto anche di Cristiano Ronaldo. Io non so da cosa sia nata sta cosa del 29 con Olimpico prenotato, presentazione di Cristiano Ronaldo. Mi fa molto strano, ma vedo che tanti tifosi della Roma non fanno altro che parlare di questa cosa. Erano passati anche gli audio, classici audio fake su WhatsApp. Spendimi 2 centesimi, per quanto sia Mourinho influente nel mondo del calcio, per quanto sia Ronaldo magari scontento della situazione Manchester perché non è andato in Champions, beh, nemmeno la Roma è in Champions, sarei davvero meravigliato e sorpreso di vedere un ritorno di Cristiano Ronaldo in Italia e alla Roma, che non gioca la Coppa dei Campioni l'anno prossimo. Poi, anche l'anno scorso con Mourinho era molto complicato vederlo, hanno fatto tutto in una volta, tutto di sorpresa, tutto in gran silenzio, e non credo che Ronaldo possa andare alla Roma.
Però attenzione che si sta parlando di questa cosa, quindi magari lato Roma hanno bisogno di qualche di una cessione di qualche giocatore importante come Zaniolo, e potrebbero tirare magari anche un po' giù il prezzo in caso di necessità di cedere proprio per l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Ma ripeto, secondo me qua stiamo andando nella follia, e non penso nemmeno che la trattativa tra Juventus e Roma per Zaniolo possa essere riassunto nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Non penso che la Juve vada a chiudere Pogba, Di Maria e Zaniolo entro l'inizio del ritiro. E attenzione, perché Romeo ci dice che la Juventus sarebbe interessata a inserire una contropartita all'interno dell'operazione che potrebbe portare Zaniolo, che è tifoso della Juve dichiarato, da tanto ricorderete anche i vari messaggi che erano apparsi sui vari social di uno Zaniolo molto molto giovane in cui festeggiava gli scudetti della Juventus, quindi lui sicuramente sarebbe aperto alla possibilità Juve, verrebbe di corsa, non è quello il problema, di inserire una contropartita come Arthur. Ricorderete che nel video di ieri, di due giorni fa, avevo parlato proprio di Arthur e McKennie. Ecco, per quanto mi riguarda, McKennie è il classico giocatore che puoi tenere tranquillamente, devi tenere all'interno di un centrocampo che sicuramente a livello di bonus non sta rendendo da qualche anno a questa parte. È ovvio che l'arrivo e il ritorno di Pogba potrà aiutarti sotto questo punto di vista, ma McKennie è uno che quando è stato bene, quando è stato messo all'interno della formazione titolare, ha sempre risposto con gol, assist e prestazioni, e soprattutto non dimentichiamoci mai che McKennie è uno dei pochi davvero bravi nel gioco aereo, quindi io tenderei ad escludere McKennie da questa trattativa. Arthur, un giocatore palesemente in uscita, lo stesso Romeo ci riporta una cosa che sappiamo tutti, no? È difficile inserire effettivamente Arthur all'interno della trattativa, ma non è impossibile a questo punto, perché magari Arthur è stato una richiesta di Mourinho, che ha visto nel brasiliano il giocatore ideale da inserire all'interno del centrocampo della Roma. Sappiamo bene che in questo momento loro hanno anche la volontà di cedere Veretout, eventualmente si sta parlando di un ritorno di Sergio Oliveira che era in prestito dal Porto, vedremo che cosa succederà, e quindi magari loro in mezzo al campo avrebbero bisogno di un rinforzo come Arthur, che è sempre stato dato più verso la Lazio, se volevamo ragionare in ambito italiano, perché comunque anche quando Arthur è stato acquistato dalla Juventus è stata magari una richiesta di Sarri, un giocatore che a Sarri è sempre piaciuto tanto, invece potrebbe andare dall'altra parte di Roma. Arthur, giocatore completamente in uscita per la Juventus, fuori dal progetto, la Juve vuole cederlo, probabilmente non a titolo definitivo, non riuscirebbe, perché ha ancora un valore a bilancio molto molto alto, Arthur. Ora non ho guardato esattamente i dati, potrebbe essere qualcosa sui 35-40 milioni di euro. Però se la Juventus decide di dare in prestito Arthur a Roma, probabilmente aiutarla a pagare anche un ingaggio molto elevato, perché l'ingaggio di Arthur è molto elevato, con magari la possibilità di riscatto tra un anno o tra due anni ad una cifra anche abbastanza bassa, ovviamente con la Roma che va a pagare il prestito che viene scalato semplicemente dal cartellino di Zaniolo, ecco che qualcosa di questo tipo potrebbe verificarsi, potrebbe concretizzarsi. Sono molto in hype, vi devo dire la verità, perché pensare a solo Di Maria o a solo Zaniolo mi dà quella sensazione di insipido. Se penso che invece possano arrivare tutte e due, vi dico assolutamente sì, perché sono uno già pronto per livelli molto alti e l'altro invece che sembra essere un giovane pronto ad esplodere. È anni che pensiamo che Zaniolo possa esplodere da un momento all'altro, viene da un'annata non stupenda, però è anche vero che poche settimane fa, pochi mesi fa, è stato proprio lui a segnare il gol dell'1-0 in finale di Conference League, regalando alla Roma e regalando anche a se stesso un trofeo, e un trofeo internazionale, quindi è un giocatore che inizia a mettere il becco anche lì, un giocatore che sicuramente all'interno della nazionale italiana ora diventerà un giocatore importante, sappiamo che Mancini sta cercando di rivoluzionare un po', sono sempre quelle due lì, stato fisico e prezzo, dipende quanto lo si va a pagare, se c'è la possibilità di inserire una contropartita e quindi abbassare il prezzo, io sono assolutamente favorevole all'arrivo di Zaniolo. Se, come si diceva qualche mese fa, il prezzo di Zaniolo è sui 70-80 milioni di euro, sono il primo a dire ragazzi lasciatelo lì, che sicuramente qualcun altro andremo a prendere. Anche perché non dimentichiamoci mai il discorso relativo a Sulé, che potrebbe essere aggregato alla prima squadra e potrebbe crescere sull'ombra di Di Maria. Ovvio che se poi Sulé, Di Maria, Cuadrado, Zaniolo, tutti in quella posizione di campo, ecco, magari dopo Sulé giocherebbe poco. È anche vero che su Cuadrado c'è stato un po' di confusione, potrebbe essere semplicemente il jolly o essere adattato a terzino, ancora non lo sappiamo. Però, per quanto mi riguarda, Di Maria più Zaniolo insieme, dato che uno non è l'alternativa a quell'altro, è un grandissimo sì. Fatemi sapere la vostra opinione sotto nei commenti,
Fatemi sapere se a voi Zaniolo piace e soprattutto se vi aspettavate che potessero arrivare tutti e due nella stessa sessione di mercato. Per me veramente un fulmine a ciel sereno, ma in senso positivo questa volta.